Come nasce il poema epico cavalleresco rinascimentale? Come si forma? A quali tradizioni attinge? Come le rielabora? Tra la tradizione medievale delle chansons de geste e dei romanzi cortesi cavallereschi si collocano i cosiddetti cantari, che si diffondono in Toscana nella seconda metà del 300. I cantari sono narrazioni in versi basate sull'ottava, che riprendono e fondono le due materie, quella carolingia delle canzoni di gesta e quella bretone del romanzo cortese cavalleresco. I cantari erano recitati da cantastorie, i quali si avvalevano della musica e di scenografie molto semplici. Il destinatario era un pubblico molto popolare, non solo dei ceti più bassi, ma anche borghese. Poiché era molto legato all'oralità e all'improvvisazione, il genere prevedeva l'uso di molte formule fisse per caratterizzare i personaggi, rime facili, interventi e commenti dell'autore, tutti segni inequivocabili di un testo improvvisato e trascritto solo in un secondo momento. In età umanistica, anche il più raffinato ambiente delle corti signorili diviene sensibile alle gesta prodigiose dei cavalieri. È a questo punto che una generazione di poeti colti, come per esempio Matteo Maria Boiardo, si presta a rinnovare il genere del racconto cavalleresco, conferendo alla tradizione popolare una veste colta e raffinata, più consona alle attese e ai gusti di un pubblico sofisticato. Cosa cambia rispetto ai cantari? Mentre il cantare si fonda sull'oralità, presuppone cioè un canterino che lo canta e una piazza popolare che lo ascolta, il poema cavalleresco è essenzialmente un testo scritto con ambizione letteraria, destinato alla lettura di una cerchia ristretta e selezionata di pubblico borghese e nobiliare. Vengono così meno le formule ripetitive e gli stereotipi inseriti nei cantari per confermare le attese del pubblico, così come tutti quegli espedienti funzionali a tenerne desta l'attenzione. Anche la trama cessa di essere improvvisata e l'intreccio si fa più sapientemente costruito e rigoroso.